prosegue questo lavoro che abbiamo iniziato con grande determinazione, far conciliare i percorsi scolastici e di formazione con il mercato del lavoro. Abbiamo deciso di mettere insieme in Liguria gli enti di formazione professionale con le scuole di Stato, le scuole professionali, e queste possono fare e rilasciano un titolo triennale che consente già di affacciarsi per i ragazzi che lo desiderano sul mercato del lavoro. È la prima volta, perché sono passati i 3 anni del primo triennio, che possiamo mettere in campo con gli esami questi giovani. Monitoreremo il loro andamento, molti potranno decidere di continuare gli studi, altri di affacciarsi presso le aziende. Parliamo di meccanici, di termoidraulici, di elettricisti. Parliamo di figure professionali, perché la necessità di questo Paese è di riflettere sul fatto che chi esce da una scuola tecnica, chi esce da una scuola professionale, non ha perseguito un percorso di studi inferiore, ma ha aumentato la propria competenza per aumentare la professionalità e la produttività delle aziende, che siano piccole, artigiane, medie o grandi. È manodopera qualificata che ha necessità di entrare nel mercato del lavoro tanto quanto il mercato del lavoro ha necessità di queste specializzazioni. Quindi siamo soddisfatti e col Fondo Sociale Europeo proseguiamo su questa linea. Sempre di più con i corsi di formazione professionale in età d'obbligo integrati con questi corsi di scuole superiori.